Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato alle notizie, all'informazione e agli approfondimenti giornalistici. Come annunciato, vi parliamo di quelle storie legate all'amore per la natura, alla ricchezza della biodiversità, alla difesa del nostro ambiente, tutto nell'ambiente appunto dell'agricoltura ma anche dell'allevamento. Ebbene, Coldiretti ha conferito un premio davvero speciale, l'Oscar Green, il concorso che premia ogni anno i giovani imprenditori agricoli del Lazio e non solo. Pensate che quest'anno accanto alle 6 categorie in gara c'erano 2 premi speciali, i premi eroi. Uno è stato conferito a Don Antonio Coluccia, il prete ormai diventato celebre per la sua lotta alla criminalità e allo spaccio degli stupefacenti. Il secondo invece è a Gabriele Picciacchia, che è un imprenditore agricolo di Accumoli che dopo il tragico evento del sisma è stato in grado di rialzarsi e far ripartire davvero con il piede giusto la sua attività. Noi oggi vogliamo farci una chiacchierata in un certo senso con uno dei premiati. Do il mio benvenuto in collegamento video a Francesco Baltoni, che è proprio un giovanissimo imprenditore agricolo di Santa Marinella, quindi siamo alle porte di Roma, che ha ricevuto uno dei premi conferiti da Coldiretti per Oscar Green. Buongiorno Francesco, ben trovato. Non riusciamo a sentirti, Francesco, forse dovresti attivare il microfono. Riproviamo di nuovo. C'è forse qualche problema con il collegamento di Francesco. Lo ripetiamo per chi si fosse collegato proprio in questo momento. Stiamo parlando di quelle storie di amore per la natura, di difesa per la biodiversità e anche della tradizione, ma anche con un certo occhio all'innovazione, no? Al futuro si parla tanto di transizione ecologica anche nell'aspetto legato all'agricoltura e all'allevamento. Ebbene, Coldiretti ha conferito come ogni anno l'Oscar Green, un premio, un concorso che viene, che appunto a cui possono partecipare i giovani imprenditori agricoli. 6 categorie, quest'anno però con una novità, sono stati conferiti 2 premi speciali, premi che sono stati definiti eroi. Uno a Don Antonio Coluccia, il prete che ormai conosciamo tutti, combatte contro la criminalità e lo spaccio degli stupefacenti. L'altro invece a Gabriele Picciacchia, che è un imprenditore agricolo di Accumoli, che dopo l'evento tragico del sisma è riuscito a rialzarsi e a far ripartire proprio la sua azienda. Ebbene, oggi in collegamento video, se riusciamo a ripristinare il collegamento con Francesco Baltoni, che è un giovane imprenditore agricolo, ha 29 anni e viene da Santa Marinella. Mi fanno segno dalla regia che si è ripristinato il collegamento. Francesco, buongiorno. Eccoci Elisa, grazie mille, non so se adesso riesci a sentirmi. Adesso riusciamo a sentirti perfettamente, ottimo. Eccolo, assolutamente, scusateci intanto del collegamento mancato di prima. Nessun problema, è il bello della diretta. Allora io parto subito raccontando del tuo premio, perché tu eri inserito nella categoria impresa digitale e sei riuscito ad ottenere questo Oscar Green con un progetto molto particolare che ora ci racconterai, che si chiama Tracciabilità Stellare, la tecnologia blockchain, spero di aver pronunciato bene, al servizio delle stalle. Sì, assolutamente. Nel corso del villaggio contadino, appunto, che si è svolto da venerdì a domenica, sabato si sono celebrati gli Oscar Green, quindi con la loro 17ª edizione. Siamo stati premiati, sì, che è un premio che ci rende veramente orgogliosi, nella categoria impresa digitale. Abbiamo portato avanti da sempre un allevamento che cerca di valorizzare la razza maremmana, una razza autoctona del nostro territorio, incrociandola con una razza invece di importazione che è l'Angus, cercando di portare da un lato i benefici, quindi della possibilità di vivere allo stato brado della razza maremmana, ma allo stesso modo la capacità di depositare il grasso, l'amarezzatura e l'infiltrazione della razza Angus. Molto spesso, sono contento che si vedano anche le immagini della nostra azienda di seguito nel video, molto spesso il consumatore però ci chiede sempre di avere più informazioni, quindi non solo le informazioni che per legge come allevatori siamo obbligati ad esprimere, quindi nato, allevato, macellato e sezionato, ma bensì vuole conoscere sempre di più per fare una scelta consapevole sul proprio acquisto. Abbiamo deciso così quindi di interfacciare la certificazione blockchain e di portare avanti una vera e propria notarizzazione dei processi agricoli.
quindi siamo in grado di dire quanto tempo ha vissuto allo stato brado il singolo capo, se nel corso della propria vita ha avuto dei malori a livello di salute, se ha avuto delle difficoltà, come allo stesso tempo garantire il tipo di alimentazione che riceve il nostro bovino, fino a raccontare anche piccole caratteristiche di ogni bovino, quindi magari la capacità di vivere più allo stato brado e quindi la capacità di muoversi, di pascolare di più. Siamo in grado addirittura di realizzare un piccolo primo museo in realtà aumentata, nel quale non solo quindi sarà possibile visitare a porte aperte la nostra azienda agricola di Santa Marinella, ma bensì per chi ad esempio come i nostri clienti acquista dall'estero avere la possibilità attraverso un visore di vedere quelle che sono le fasi fondamentali dell'allevamento e conoscere sempre di più su quello che è il nostro incrocio genetico diciamo definito Marango. Certo, quali sono state le sensazioni dopo aver ricevuto il premio? Immagino di grande soddisfazione. Sì, assolutamente, è stato veramente un premio che ci rende orgogliosi. Riconosciamo che sia un punto di partenza, abbiamo, per renderci unici come allevatori, abbiamo proprio l'obbligo di comunicare sempre più informazioni al nostro consumatore finale. Diciamo che il nostro lavoro può e deve essere valorizzato solo quando abbiamo qualcosa in più da offrire. Il cliente deve sapere perché scegliere il nostro prodotto rispetto a un altro, e noi come allevatori, come produttori di tutto il settore agricolo, siamo gli unici a poter dare queste informazioni. Quindi certificazioni come questa ci rendono unici e speciali, e anche al consumatore permettono di fare una scelta consapevole e di supportarci. Noi cresciamo se il consumatore continua a darci la fiducia quotidiana, quindi continua ad acquistare e ad affezionarsi al nostro progetto. Certo, assolutamente. Francesco, è chiaro che si parla spessissimo, no, ultimamente, di transizione ecologica, quella stessa transizione ecologica che non viene soltanto applicata ovviamente banalmente ai nostri mezzi di trasporto, ma anche ovviamente all'agricoltura e all'allevamento. Negli anni è stato difficile, comunque è difficile ancora adesso andare verso questa strada, verso questo cambiamento, perché immagino proprio il settore agricolo e anche dell'agricoltura non è proprio così immediato, no? Sicuramente, come in tutti i settori, sono dei percorsi che devono essere avviati. Nel corso delle premiazioni ci sono state tante categorie, da campagna amica a fare filiera, impresa digitale appunto che ci ha visto vincitore, a coltivare solidarietà, custodi d'Italia, ma anche energie per il futuro. Molti dei miei colleghi con numerosi progetti veramente molto interessanti hanno applicato questa transizione verde, quindi anche la capacità di fare scelte sostenibili sempre, quindi non solo nell'ultimo miglio, quindi con la consegna al cliente finale, ma bensì di applicare in tutta la fase di produzione, quindi tutta la fase di coltivazione e di produzione del ciclo biologico, sia esso animale o vegetale, una tracciabilità che fosse green il più possibile. Certo, c'è anche, ecco, questa questione, visto che tu l'hai citata, ultimamente ci sono tantissime persone che abbandonano un po' la dieta onnivora in un certo senso per dedicarsi a quella vegetariana. Nel settore dell'allevamento c'è un problema in questo senso, secondo voi potrebbe costituire un problema nei prossimi anni? Anche perché gli esperti ci dicono di abbandonare la carne e darci alla dieta vegetariana, perché altrimenti il pianeta non regge. Ma diciamo che quello che dovrebbe essere, diciamo, corretto definire è che ci dovrebbe essere un consumo diciamo giusto di quello che è l'alimento carne. Esatto, sia sostenibile per noi che per sostenibile per quelle che sono le nostre produzioni agricole. Quindi un consumo eccessivo della carne, come qualsiasi alimento, può dare le sue difficoltà. Ma ad esempio, consumando la nostra carne allevata in modo naturale, quindi al pascolo, abbiamo una dieta ricca di omega 3. Quindi diciamo che tutto gira intorno al corretto consumo degli alimenti e soprattutto di conoscere la provenienza, le modalità di allevamento, che tipo di alimentazione hanno avuto. Questo è applicabile sia all'ambito zootecnico, quindi degli allevamenti, ma anche alle produzioni, diciamo, orticole, sia esso un biologico, sia esso un residuo zero. Quindi certificazioni che garantiscano al consumatore il fatto di essere sostenibili sia per l'ambiente che ci circonda, ma soprattutto per la salute del consumatore stesso. Esatto, soprattutto per questi due aspetti. Bene, ti ringrazio Francesco, da parte ovviamente nostra i nostri più sinceri complimenti, non soltanto per questo premio, ma anche per il lavoro incredibile che fai, perché sei uno degli imprenditori agricoli forse più giovani tra quelli premiati, quindi insomma doppiamente complimenti, e grazie davvero per essere stato qui in nostra compagnia oggi.
Assolutamente, grazie mille a te e incrociamo le dita per la finale nazionale. Adesso siamo in gara per vedere Assolutamente. il premio a livello nazionale. Veramente speriamo di avere tutto il supporto da parte del Lazio. Grazie davvero per Assolutamente. l'invito. Aggiornaci. Grazie, a presto. Assolutamente. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione termina qui. Torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, con un nuovo appuntamento di Non Solo Roma, con i nostri consueti approfondimenti giornalistici sulle notizie che riguardano la capitale, ma anche la nostra regione Lazio. Grazie per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata a tutti voi, sempre qui a Radio Roma Television. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.